Buonasera, bentrovati. Come ogni venerdì siamo in diretta per parlare alle famiglie, con le famiglie e di famiglie. Siamo qui negli studi di Padre Pio TV, come sempre, insieme al carissimo Don Vincenzo. Ciao, bentrovato Don Vincenzo. Grazie, un saluto a te e a tutti coloro che ci vedono e ci ascoltano. Allora, il nostro studio può sembrare vuoto, ma in realtà tra pochi minuti si popolerà, anche se solo virtualmente, potremmo dire, perché saremo in collegamento con una delle realtà della pastorale familiare italiana più importante, quella della diocesi di Milano. Nel frattempo introduciamo quello che è il tema della puntata odierna, cioè l'amore nel matrimonio, una tematica che abbraccia uno dei, lo dicevamo anche a microfoni spenti con Don Vincenzo, abbraccia uno dei capitoli più belli di Amoris Laetitia, questa esortazione apostolica di Papa Francesco sull'amore e sul matrimonio che stiamo per certi versi percorrendo insieme. Allora io partirei proprio da Papa Francesco, Don Vincenzo, dal suo video nel quale ci spiega per certi versi che cosa significa l'amore nel matrimonio. Il video è realizzato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione vaticana. Lo vediamo insieme. Moi, c'est Julie. Moi, c'est Jara. Et nous avons 19 ans de temps de vie ensemble de mariage. Voi, sposi, avete il dono della grazia del sacramento che vi può rendere perfetti nell'amore. E allora parliamo di questo amore. L'amore è paziente e benevolo. L'amore non è invidioso degli altri, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. L'amore non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si arrabbia. L'amore non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. A nos 17 ans de mariage, nous avons senti le besoin de nous retirer pour mettre la lumière sur les zones d'ombre de notre vie de couple. Assisté d'un prêtre, nous sommes sortis tous enrichis de cette expérience. Et le Père nous a même demandé de prier pour nous. À l'issue de cette rencontre, on a éclairé beaucoup de zones d'ombre dans les difficultés. Il est arrivé un jour où je n'étais pas content. J'avais mal entendu entre nous. Et moi, quand il y avait mal entendu, je boude, je ne parle pas, je parle très peu. Alors, un matin, je me réveille, je vois dans mon placard, il y avait un cadeau. J'ai un anniversaire, j'ai pris le cadeau, j'ai apprécié. Je suis sorti, je l'ai mis, j'ai présenté aux enfants. J'étais très content. Et comme ça, le mal entendu venait ainsi d'être suscité. L'amore è tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, tutto, qualsiasi cosa, è amore nonostante tutto. Amare vuol dire rallegrarsi per l'altro, per i suoi successi. Quanto è importante insegnare ai bambini, da piccoli, a festeggiare la gioia degli altri. Un compleanno, una conquista, festeggiarlo, perché è bello che la famiglia sia il luogo dove si festeggia la gioia. Ok, il y a eu encore un altro evento. Chaque matin, les enfants réveillent bien dans notre chambre pour nous saluer. E un matin, le cadet qui avait à l'époque 6 ans est entré, il a trouvé une scène. Maman était en train de dire au revoir à papa avant de partir au travail. Mais papa ne voulait pas répondre parce qu'il voulait. Alors un moment, l'enfant a dit à sa maman, « Maman, il faut partir, papa a compris, il faut partir. » Et on s'est... Oui, nos enfants sont, représentent beaucoup pour nous.
moi particulièrement, quand je rentre tous les jours, je travaille, je les salue en les embrassant individuellement. Tous les quatre, je les salue en les embrassant. Ça me permet de juger un peu leur température au corps pour voir s'ils vont bien ou pas. Et quand il y a un début de fièvre, je le sens déjà. Et voilà, c'est comme ça que les gens. Et c'est pareil pour le moment, c'est comme ça que je les salue quand ils arrivent. È la forza dell'amore che supera ogni minaccia, che fa resistere e ci rende saldi e affidabili. L'amore permette ai bambini di dire dei propri genitori: so che mamma e papà ci saranno sempre, su di loro io posso contare e posso affidarmi del loro amore. Sono tante, cari amici, Don Vincenzo, gli interrogativi che Papa Francesco ci pone a partire da questo quarto capitolo di Amoris Laetitia, che racconta di questo amore nel matrimonio. Ma la domanda delle domande è: che cosa si intende per amore nel matrimonio? Cosa intende realmente dire il Papa quando parla di questa realtà? Beh, il Papa lo dice con le parole di San Paolo, siamo al capitolo 13 della prima lettera di Paolo ai Corinzi, alcuni versetti che prende in esame e parola per parola spiega l'amore. Quindi è un capitolo bello che anzitutto vorrei raccomandare alla lettura, alla riflessione, alla preghiera nelle singole famiglie. E come abbiamo già visto nelle puntate precedenti e quindi nei capitoli precedenti di Amoris Laetitia, il Papa applica all'amore nella famiglia quello che normalmente è l'amore nella comunità. Paolo nel capitolo 12, nel capitolo 13 parla della comunità e la comunità vive l'amore fraterno con quelle caratteristiche che abbiamo sentito, la carità, l'amore che è paziente, l'amore che è benevolo, l'amore che non è invidioso, che non si vanta, non si gonfia d'orgoglio. Ecco, tutto questo però lo applica all'interno della famiglia, perché all'interno della famiglia ci possono essere sempre delle dinamiche poco chiare, poco belle, poco libere, e invece l'amore è una costruzione continua. Ecco, se forse dovessimo dire che cos'è l'amore, direi prima di tutto cosa non è l'amore. E anzitutto l'amore non è un semplice sentimento. Oggi nella cultura dominante, quando si parla di amore, si parla di un sentimento quasi istintivo, di un istinto così di amore. In realtà è un progetto che va costruito. E allora tutte quelle caratteristiche dell'amore che Paolo applica alla comunità cristiana e che Papa Francesco ci chiede di rileggere all'interno della comunità familiare, ci dicono come l'amore è un progetto che va costruito nel suo quotidiano. Lo abbiamo ripetuto varie volte questo concetto, ma penso che sia una delle idee portanti, cioè quello di non fermarci a principi astratti, ma di vedere queste realtà proprio nel vissuto, nel quotidiano. Papa Francesco ci invita a riscoprire quindi questo amore come, ecco, capacità di saperci guardare con gioia, con simpatia, di vivere un amore all'interno della coppia che sappia vedere il bello dell'altro, il bene dell'altro, che non veda l'altro come una minaccia, che gode dei successi dell'altro, delle cose belle dell'altro. E poi è un amore questo che si costruisce anche nel cammino dei nostri figli, perché i figli non hanno bisogno di tante parole. Le parole che a volte a noi sembrano poter dire tutto, in realtà i figli quelle parole le vedono quasi scolpite. Abbiamo parlato anche dell'amore come una scultura. Lo vedono scolpite nell'amore e nella gioia che la famiglia dà loro. E quindi imparano lì l'amore, lo imparano dai piccoli gesti. Ecco, vorrei anche suggerire, sì, questi piccoli gesti, forse messi all'interno della famiglia come, ecco, costruzione di quest'amore. Il bacetto, di cui anche la coppia che questa sera ci ha portato come esperienza, questa famiglia, il bacetto dato ai figli,
ai figli, quando si esce di casa, quando si ritorna. Può sembrare una cosa banale, in realtà può essere un segno di una gioia, di un'attenzione. Tu ci sei e io ci sono anche per te, in modo che soprattutto i figli possano sentirsi sereni e sicuri di poter sempre contare sull'amore dei loro genitori. E Don Vincenzo, noi abbiamo visto, imparato anche a capire che non ricordo se l'ultima puntata, la scorsa o la penultima, insomma, parlavamo di questa vocazione della famiglia, dunque questa corrispondenza di chiamate. Dunque abbiamo citato il quarto capitolo di Amoris Laetitia, che è uno dei più belli di questa lettera che di questa esortazione, che poi se vogliamo è anche un modo di comunicare del Papa nei confronti delle famiglie, non solo, diciamo, degli addetti ai lavori. E allora il quarto capitolo, che è uno dei più belli e che è da spunto per la nostra puntata, noi ora vogliamo offrire un breve stralcio di questo capitolo, appunto, con la lettura che vi proponiamo insieme. Amare significa anche rendersi amabili, e qui trova senso l'espressione aschemonei. Vuole indicare che l'amore non opera in maniera rude, non agisce in modo scortese, non è duro nel tratto. I suoi modi, le sue parole, i suoi gesti sono gradevoli e non aspri o rigidi. Detesta far soffrire gli altri. La cortesia è una scuola di sensibilità e disinteresse che esige dalla persona che coltivi la sua mente e i suoi sensi, che impari ad ascoltare, a parlare e in certi momenti a tacere. Essere amabile non è uno stile che un cristiano possa scegliere o rifiutare. È parte delle esigenze irrinunciabili dell'amore, perciò ogni essere umano è tenuto ad essere affabile con coloro che lo circondano. Ogni giorno entrare nella vita dell'altro, anche quando fa parte della nostra vita, chiede la delicatezza di un atteggiamento non invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto. E l'amore, quanto più è intimo e profondo, tanto più esige il rispetto della libertà e la capacità di attendere che l'altro apra la porta del suo cuore. Maria Pia Picciafuoco ha letto per noi questi passi tratti dal quarto capitolo di Amoris Laetitia, che, ecco, confermano anche quanto ci diceva Don Vincenzo a riguardo di questo essere concreti che l'amore richiede lungo il cammino della vita. Noi ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi ritorniamo ancora qui in diretta per continuare a parlare di amore nel matrimonio. Restate con noi. Eccoci di nuovo insieme. Dunque, l'amore nel matrimonio è la tematica che stiamo affrontando in questa puntata di L'Armonia della Vita. Io voglio subito introdurre i nostri ospiti direttamente dalla diocesi di Milano. Li vedrete inquadrati tra qualche istante nel nostro LED wall. Don Massimiliano Sabbadini e Paolo e Maria Zamboni, responsabili della pastorale familiare della Chiesa di Milano. Buonasera, bentrovati e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, abbiamo pochissimo tempo a disposizione, purtroppo il tempo è tiranno, quindi dobbiamo essere estremamente sintetici per descrivere una realtà, quella della pastorale familiare della diocesi di Milano, che è davvero ricca di spunti, ricca di iniziative, ricca di motivi di riflessione. Partirei proprio da Don Massimiliano, perché vorrei che ci spiegasse in sintesi quali sono le linee d'azione che guidano questa bella macchina. Ecco, forse la definizione non rende tanto, ma davvero il lavoro che c'è dietro è importante. Sì, la pastorale familiare nella diocesi di Milano, in questo anno speciale che il Papa ha voluto dedicare ad Amoris Laetitia, al suo approfondimento, prende spunto più che da linee pastorali, diremmo che sono come le linee di una trama, ma dall'ordito dentro le quali queste linee si inseriscono, che è un ordito culturale. Il nostro arcivescovo Mario Del Pini l'ha tracciato come una parola sintetica, secca,
ma molto bella, no, nella sua proposta pastorale di quest'anno, dicendo che vivere la famiglia è una proposta di libertà rispetto a una cultura che vede tutto ciò di cui è costituita una famiglia, no? I legami stabili, la fecondità, vivere insieme, per perdente, l'individualismo regna imperante nella cultura dominante. Invece semplicemente vivere, testimoniare una famiglia è una grande proposta di libertà, quindi lungi dall'essere scoraggiati, no? dal clima imperante, siamo invitati, ecco, a proporre con grande libertà. Addirittura l'arcivescovo dice, rischiando di essere antipatici alla cultura contemporanea, ma questo è una sfida, bella da vincere. Dentro, allora, questo che dicevamo culturale, ci sono le linee anche pastorali sulle quali si muove non solo da quest'anno, naturalmente, la diocesi di Milano. Intanto di annunciare il Vangelo della famiglia, non va dato per scontato. Pochi giovani oggi decidono, anche se non pochissimi, di accedere al sacramento del matrimonio, forse perché non è ancora seminato, se non dobbiamo dare per scontato che sia un frutto maturo da cogliere, ecco, al quale aderire. Quindi seminare il Vangelo del matrimonio. Poi tutto questo, pensate, il cammino che si fa per accompagnare le coppie che si preparano al matrimonio, nelle 1107 parrocchie della diocesi di Milano. Poi accompagnare le coppie quando sono sposate, ecco, ci sono tanti gruppi che accompagnano i primi anni del matrimonio. Con l'arcivescovo abbiamo inventato anche un incontro che si svolge in prossimità della festa di San Valentino, quasi a dire che l'essere in cammino, no, da persone che si vogliono bene è visto benevolmente dalla Chiesa, ecco, è un orientamento poi alla scelta dell'amore vero sul quale decidersi. Poi abbiamo proprio quest'anno invece avviato, in collaborazione con altri uffici della diocesi, un cammino di accompagnamento per tutti coloro che si riconoscono in un cammino di fede da adulti. Siamo quanti genitori, siccome poi i bambini vanno al catechismo, allora riscoprono la loro fede e raramente trovano altri adulti che li accompagnano. Allora abbiamo messo in piedi un cammino, no? Camminava con loro. L'immagine di Gesù che cammina con loro che sono cammino nella fede da adulti. E poi l'attenzione alle famiglie fragili, spesso nei centri di ascolto della Caritas, no, arrivano famiglie che hanno bisogno, immaginate quante di più in questa situazione di povertà che c'è oggi. Ecco, questo vissuto non solo come una funzione, quelle persone hanno un vissuto familiare che non è solo il loro bisogno, a partire dal loro bisogno camminare con loro in una prospettiva di fede, anche qui respirare il Vangelo della famiglia, e questo insieme anche ai consultori, a Caritas, eccetera, eccetera. Molte altre cose che però convergono verso, se vogliamo, due cose che dico subito sinteticamente. Uno slogan, mettiamo così, l'obiettivo della pastorale della famiglia nella diocesi di Milano è che le nostre chiese, le parrocchie, le comunità, i gruppi siano un po' più famiglia, più familiari, chi si senta in parrocchia come in famiglia. E reciprocamente che nelle case, nelle famiglie ci si senta anche un po' chiesa, che non si pensi di essere spettatori distanti, no, dalla comunità ecclesiale. E l'altra cosa è convergere verso la grande comunicazione che il Papa fa, perché l'incontro mondiale di famiglie, sapete che a Roma non andranno praticamente le famiglie della diocesi, e allora saranno tutte convocate in Piazza del Duomo con l'arcivescovo la sera del 18 di giugno, un grande incontro di festa, di incontro, di comunione, improntato al Vangelo delle nozze di Cana, ecco, per dire la bellezza effervescente, traboccante dell'essere famiglia. Don Massimiliano, tu hai detto una parola chiave, accompagnamento, e allora io andrei da Paolo e Maria Zambon che con te curano questo importante aspetto della pastorale della vostra chiesa, la chiesa di Milano, chiedendo immediatamente come viene vissuta la pastorale appunto nella diocesi ambrosiana. Ok, parlo io, provo a rispondere io. Vorrei spiegare brevemente appunto come funziona il nostro ufficio di pastorale familiare, in modo che posso rispondere un po' alla domanda che ci avete fatto sull'accompagnamento, che per noi è davvero un punto fondamentale, ecco, imprescindibile per la nostra pastorale
familiare. Ecco, nella diocesi di Milano, che è molto molto vasta ed è divisa in 7 zone pastorali, abbiamo una consulta di pastorale familiare che collabora con noi dell'ufficio. E questa consulta è composta da delle terne, quindi coppie più un prete, che provengono proprio da queste 7 zone pastorali. Ecco, questi sono i nostri primi collaboratori, proprio perché è una diocesi molto molto grande. E inoltre in questi anni abbiamo anche arricchito questa consulta anche con altri collaboratori, ovvero altre coppie, altri preti, che provengono da movimenti e associazioni che sono legate appunto alla spiritualità familiare. Faccio degli esempi: i Focolari, l'Equipe Notre Dame, l'Azione Cattolica Famiglia, insomma, e tanti altri. Ecco, tutti insieme pensiamo e progettiamo delle piste per far sì che la nostra pastorale accompagni le famiglie. Ci stiamo proprio impegnando in questo senso, con l'accompagnamento che è al centro un po' della nostra pastorale. Faccio degli esempi, qualcosa ha già detto Don Massimiliano. Per esempio, creiamo dei momenti formativi per le coppie guida che accompagnano i momenti durante i percorsi per il matrimonio, per prepararsi al matrimonio cristiano. Oppure proponiamo dei sussidi per i cammini di spiritualità per le coppie in generale, e c'è un'attenzione anche particolare per le giovani coppie. Nella diocesi di Milano ci sono tantissimi gruppi di spiritualità familiare e noi li alimentiamo un po' con la produzione di questi sussidi. Negli ultimi anni, in questi 10 anni, è nata una pastorale di attenzione verso le persone separate, divorziate di nuova unione, con dei percorsi molto precisi e particolari per loro. Inoltre una pastorale per i nonni, ecco, con dei momenti di riflessione sul loro ruolo di nonni. Io e Paolo, per esempio, siamo nonni, e la relazione che hanno all'interno della famiglia, soprattutto rispetto ai nipoti e ai propri figli. Ecco, questi sono un po' i nostri percorsi di accompagnamento alle famiglie. Quindi io chiederei a Paolo in 2 minuti, visto che il tempo corre e dobbiamo andare in pubblicità, com'è che si attua nel concreto questo accompagnamento da parte del vostro ufficio, che è una famiglia, ecco, in sostanza, per tirare una definizione? Beh, Maria ha già fatto un elenco un po' delle attività. Io vorrei così soffermarmi un attimo su come poi il passo successivo è come viverle queste pastorali, no? Certo, con degli elementi che poi devono... Ecco, credo che abbiamo qualche problema con il collegamento Skype di Maria e di Paolo. Non appena la regia lo ripristina, ecco, se magari riusciamo a collegarci. Non so se Don Massimiliano è ancora con noi. Ok, quindi abbiamo problemi con entrambi. Allora io direi, visto che abbiamo ancora qualche minuto e abbiamo l'opportunità di ascoltare uno stralcio del 4° capitolo di Amoris Laetitia, direi di andare allora con il filmato e poi di tornare ancora qui in studio, nella speranza di riuscire a ricollegarci con i nostri ospiti. Ascoltiamo insieme. L'amore coniugale è la più grande amicizia. È un'unione che possiede tutte le caratteristiche di una buona amicizia: ricerca del bene dell'altro, reciprocità, intimità, tenerezza, stabilità. È una somiglianza tra gli amici che si va costruendo con la vita condivisa. L'unione che si cristallizza nella promessa matrimoniale per sempre è più che una formalità sociale o una tradizione. Per i credenti è un'alleanza davanti a Dio che esige fedeltà. Il Signore testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che hai tradito mentre era la tua compagna, la donna legata a te da un patto. Nessuno tradisca la donna della sua giovinezza, perché io detesto il ripudio.
Allora, abbiamo di nuovo in collegamento i nostri amici da Milano. Chiederei a Paolo davvero in un minuto di essere molto sintetico nel riprendere il concetto che stava portando avanti. Davvero in un minuto. Costruire relazioni, costruire reti relazionali all'interno delle parrocchie, perché abbiamo capito e visto che attraverso le relazioni passano gioie, dolori, incoraggiarsi a vicenda, per cui le famiglie si sentono meno sole per affrontare un quotidiano magari difficile, avere in casa un anziano, avere in casa un disabile, avere in casa un adolescente in difficoltà, un marito senza lavoro, una figlia senza lavoro. Ecco, affrontare un quotidiano dentro quella buona novella di Vangelo che si concretizza con i legami tra le famiglie e gli amici sacerdoti. Allora, Maria e Paolo e Don Massimiliano saranno ancora in collegamento con noi. Noi facciamo ora una brevissima sosta pubblicitaria e poi continuiamo questa bella chiacchierata su questo davvero orizzonte ampissimo che è quello della pastorale familiare della Diocesi di Milano. Restate con noi. Eccoci di nuovo insieme, collegati con i nostri amici della pastorale familiare di Milano. Io tornerei da Don Massimiliano perché lui all'inizio ha parlato di questo accompagnamento che abbiamo individuato anche essere una parola chiave per definire le attività di questo ufficio, perché ha parlato di accompagnamento nei confronti di persone fragili. Abbiamo visto il matrimonio, lo abbiamo letto nell'Amoris Laetitia e Gioia e anche per certi versi però anche dolore e separazione. Allora quello che voglio chiederti Don Massimiliano è la Chiesa di Milano come si affianca al cammino di tante persone purtroppo che registrano un fallimento nel loro matrimonio? Ci sono due attenzioni, una molto specifica e un'altra invece più generalizzata. Quella specifica è la costituzione, che data dal 2015, di uno specifico ufficio collegato a quello della pastorale familiare, che è rivolto proprio all'accoglienza delle persone separate, e c'è un sacerdote e una suora che sono dediti a tempo pieno ad ascoltare le situazioni di persone separate, ma ecco perché è specifico, in vista della consistenza o meno del loro matrimonio, detto in altro modo, per capire e nel caso per avviare, se è il caso, se ci sono le condizioni per le cause di nullità, del riconoscimento della nullità del matrimonio. Questo per prendere molto seriamente la dimensione del sacramento del matrimonio, che ricordo, aveva sempre detto, non è un annullamento, un'azione che si fa per cancellare il matrimonio, ma un'indagine per capire se quel matrimonio non è mai esistito. Uh-huh. Questo l'attenzione più specifica. Naturalmente più diffusa invece è quella più generalizzata, che fa capo dal 2008 addirittura, c'era ancora l'arcivescovo, il cardinale Tettamanzi, per l'accoglienza, la cura, l'accompagnamento delle persone, si dice, separate e o in nuova unione. È una sigla biblica, accompagnamento, costituirsi di gruppi che si chiamano della Valle di Acre. È il riferimento a una pagina biblica del profeta Osea, dove si presenta appunto agli occhi del profeta una valle deserta, arida, che invece fortezza, l'espressione precisa è porta di speranza. Uh-huh. Ecco, la Chiesa di Milano guarda le situazioni dove ci sono persone che hanno visto ferito la propria unione matrimoniale, ci sono ancora da solo oppure sono in una nuova unione, ma desiderano un cammino di fede, sono all'interno di un cammino di fede, vengono accompagnati come attraverso costituzioni di gruppi, non grandi gruppi a carattere locale, ce ne sono molti di Milano, che riguardano innanzitutto ascolto, poi il confronto delle esperienze, la preghiera. Ecco, al centro di questi gruppi c'è il ritrovarsi per pregare dentro queste situazioni, per verificare poi anche come riconciliare, perdonare, insomma, ecco, le situazioni ferite, e soprattutto per essere poi
parte integrante, integrata della comunità cristiana. A questo proposito, la novità quest'anno, meglio degli anni precedenti, che è confluita in questo anno di Amor Fetizia, è l'aver codificato un percorso di formazione di coloro che accompagnino, sono spesso preti, suore, religiosi, ma anche coppie di sposi che hanno i propri di casa, un parente, persone amiche, no? Che sono in questa situazione, che spesso crea qualche imbarazzo da parte delle persone stesse, della comunità cristiana. No? E allora il percorso si è intitolato proprio accompagnare, discernere, integrare, come dice il capitolo ottavo di Amor Fetizia, così come un lievito, no? Che si diffonde nella comunità cristiana. L'obiettivo, e concludo, è quello che praticamente questi gruppi poi spariscano, cioè che non ci sia più un'attenzione specializzata su coloro che sono separati, ma che in qualche modo la comunità cristiana viva attivamente, naturalmente, la relazione e l'integrazione con coloro che vivono in questa situazione. Don Vincenzo voleva intervenire. Beh, io un po' vi seguo come sui vostri. Sul vostro sito della pastorale familiare abbiamo utilizzato anche noi in diocesi i vostri sussidi della Valle di Acor per 3 anni con i Vangeli di Matteo, Marco e Luca e seguiamo anche un po' i gruppi famiglia. Ecco, su questo volevo chiedervi un po' una delle proposte che possono essere valide un po' per noi, un po' per tutti. A me piace molto la lezione del noi, come avete individuato, quella lezione che partendo dalla parola di Dio che ci parla attraverso la liturgia, attraverso la formazione continua, che parla al singolo, ma che parla a noi. Ecco, ci potete dire qualcosa di più su questo? Andiamo da Maria e Paolo allora, e poi facciamo un rapido passaggio da Don Massimiliano. Non sentiamo l'audio di Paolo, non so se... Sì. Eccoci, perfetto. La lezione del noi è stata una proposta, ci sono varie proposte. L'equipe Notre Dame ha una proposta, ha uno stile, poi ci sono altri. Sostanzialmente vorremmo puntare su questo, no? Perché fare un gruppo di spiritualità familiare? Porre delle motivazioni per cui uno scelga di fare un cammino formativo, no? E perché abbiamo visto che effettivamente può aiutare a fare discernimento dentro la coppia per poi seguire e vivere un po' la quotidianità sotto la luce del Vangelo. Per esempio nella diocesi di Milano sentiamo che dopo anni vanno rilanciati questi gruppi familiari, no? E allora stiamo valutando come rilanciarli. L'importante è che, ripeto, nelle parrocchie ci sia, come dire, la consapevolezza che nessuno può bastare a se stesso, specialmente sui giovani sposi. Se iniziamo ad abituarli a cammini di discernimento dentro la coppia, questo è un grande successo. L'esperienza, ecco, ripeto, del noi è una tipologia, si stanno studiando anche altre forme. Per esempio, il libretto che metteremo fuori quest'anno parte proprio dal discernimento, dal porre le domande a noi come coppia: cosa chiede Gesù a noi in questo momento come coppia, per noi, per i nostri figli? Riportare alle domande fondamentali. Don Massimiliano, veniamo da te, poi a Maria chiederei un altro aspetto specifico di quello che abbiamo già in qualche maniera sollevato. Domanda a te, Don Massimiliano. Sì, per rispondere a Don Vincenzo, l'ex di noi fa riferimento allo schema dell'ex divina. Noi, Cardinale Martini, c'è stato maestro, no? Certo, accompagnato un proprio maestro a farne una dimensione quotidiana, normale. Quindi i gruppi familiari per noi hanno, innanzitutto, quando si radunano al centro, l'ascolto e la parola di Dio, che, a cui noi facciamo delle domande perché, per comprenderla, ma ci lasciamo da questo interpretare. E
come ogni individuo, così come coppia, ecco, spesso come genitori, diventa il noi interpellato dalla parola di Dio. Questo è tutt'altro che una cosa astratta, è il modo più concreto di stare nelle vicende quotidiane. Per concludere un po' la nostra chiacchierata, visto che andiamo verso il finale, andrei da Maria Zambon per chiedere riguardo sempre all'accompagnamento, questa parola chiave che abbiamo individuato, di categorie fragili che sussistono all'interno della famiglia. Parliamo di disabili, parliamo anche di anziani, tante volte spesso non autosufficienti, ma anche di giovani in ricerca di senso. Ecco, qual è il vostro apporto da questo punto di vista? Allora, possiamo dire questo, stiamo camminando, stiamo costruendo. Ad esempio, noi abbiamo una consulta per la disabilità nella nostra diocesi, che si occupa di disabilità, ma è in stretta collaborazione col nostro ufficio, perché il disabile vive in famiglia. E noi con la nostra pastorale cerchiamo anche di essere vicino appunto a queste situazioni particolari. Io dico sempre che la pastorale deve camminare con il passo del più fragile, appunto, di chi è in difficoltà. Lo dico perché sono mamma di tre figli, sono anche nonna e lo so, questa cosa qui è importante. La famiglia cammina e deve andare al passo del piccolo, di chi fa più fatica. Questa è una cosa che anche noi come pastorale dobbiamo riflettere su questo e camminare davvero col passo di chi fa fatica. Allora, io a questo punto avrei dovuto chiedervi un messaggio, però i tempi corrono e temo che non faremo in tempo. Credo che però, ecco, quello che si è emerso da questa brevissima chiacchierata sia la peculiarità di ogni territorio. Ecco, ogni territorio ha un tipo di famiglie diverso l'uno dall'altra, ma la necessità fondamentale di fare rete. Ecco, noi ci proponiamo anche attraverso questa trasmissione di riuscire a fare rete in qualche maniera tra le famiglie che compongono il nostro bellissimo paese. Già da ora io vi considero precettati per una prossima puntata. Ora non so se tutti e tre, ma almeno vediamo insomma di riuscire ad organizzarci per le prossime settimane, perché avremo davvero voluto dire tanto e tanto ci sarà ancora da dire. Quindi considerate l'invito già inoltrato, ci metteremo d'accordo e troveremo la data più utile. Nel frattempo vi faccio gli auguri di buona Pasqua da San Giovanni Rotondo, da questa terra bellissima di spiritualità e questo ponte che abbiamo voluto creare con la bella Milano. Grazie per essere stati con noi. Grazie. 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 A voi, grazie. Buona Pasqua, auguri. E allora Don Vincenzo, noi purtroppo dobbiamo chiudere la nostra trasmissione, ci rivedremo venerdì prossimo, venerdì santo, con una piccola variazione d'orario, perché noi andremo in onda al mattino alle 10:30, vista anche la programmazione speciale per i giorni del Triduo Pasquale, ma saremo sempre qui a parlare di famiglie. Grazie, grazie di cuore. Grazie ancora a tutti. Ci vediamo venerdì prossimo, buona serata.